Cos'è la timidezza? Quante persone ne soffrono? Che conseguenze può avere? E come si può vincere? Un ricercatore americano, qualche anno fa, cominciò a fare ricerche sulla timidezza e si accorse che non esistevano quasi studi in proposito. Realizzò allora una serie di sondaggi e scoprì che negli Stati Uniti il 40% delle persone si considerano timide. Il 4% lo sono in modo patologico. Solitamente questo comportamento comincia da piccoli, per esempio con la paura degli estranei. Certi individui raccontano che da bambini, quando arrivavano in casa amici e parenti, scappavano a nascondersi negli armadi, nei cesti della biancheria, sotto il letto o nei gabinetti. Oggi da adulti hanno difficoltà di rapporto. Per esempio, non osano contraddire un interlocutore. C'è gente che nei negozi compra cose che non vorrebbe comprare perché non osa dire di no al commesso quando questi gli assicura che fanno al caso suo. C'è gente persino che non osa dire al tassista di non aver capito l'indirizzo e si rassegna ad andare in una direzione sbagliata piuttosto che correggerlo. Questa difficoltà di rapporto con gli estranei può rovinare in certi casi l'esistenza. Racconta una signora sessantenne. Per tutta la vita sono stata terribilmente timida. Non mi consideravo all'altezza delle situazioni, mi sentivo inadeguata e non riuscivo a trovarmi a mio agio con la gente. E così venivo considerata antisociale. Per timidezza non riuscivo a comportarmi in modo simpatico neppure con gli amici di mio marito. E così in definitiva venni tagliata fuori dal circuito anche da mio marito, che finì per divorziare. La timidezza ha, almeno in parte, un'origine genetica, cioè innata? Sembra di sì, anche se è sempre difficile stabilire in quale misura certi comportamenti sono innati. Degli studi sono stati fatti su vari gruppi di gemelli. Per esempio, registrando le loro reazioni di fronte a degli estranei, si è trovata una corrispondenza più tra i gemelli monozigoti, cioè quelli veri, che tra quelli dizigoti. Altri 700 gemelli all'età di 18 anni sono stati esaminati e attraverso dei test si è visto che anche qui i veri gemelli erano più simili tra loro per quanto riguarda la timidezza. Ricerche sono state fatte anche con gli animali, con i cani per esempio, e si è visto che esistono cani più timidi di altri e che incrociandoli tra loro si ottengono cagnolini timidi. La stessa cosa si è osservata con i topi e con i ratti. Naturalmente è difficile separare l'eredità dall'ambiente, perché è ovvio che l'ambiente ha un grande ruolo nel condizionare il comportamento, e così la cultura. Si è visto per esempio che gli orientali sono più timidi. In Giappone il 60% delle persone si dichiarano timide e il 10% lo sono sempre, in ogni circostanza. È opinione che il tipo di cultura che esiste in Giappone sia l'origine di questa maggior timidezza. Non solo perché impone rapporti molto più rispettosi e formali con il prossimo, ma perché in Giappone è considerata una vergogna sbagliare. E questa paura di sbagliare o di mancare di rispetto finisce per portare a una maggior chiusura nei rapporti e nel comportamento. In Israele, invece, solo il 27% delle persone si considerano timide. Molto poco paragonato al 40% degli Stati Uniti e al 60% del Giappone. Si ritiene che anche ciò sia dovuto a fattori culturali. In Israele, infatti, si insegna a puntare sul successo e che non è una vergogna sbagliare. Naturalmente l'ambiente familiare è particolarmente importante. Si ritiene, per esempio, che un atteggiamento troppo autoritario possa provocare nel bambino una mancanza di fiducia in se stesso e quindi una minor sicurezza nel rapporto con gli altri. Ma anche un atteggiamento troppo permissivo può creare nel bambino una mancanza di punti di riferimento per misurare i propri sbagli o i propri successi. E ciò può portare a esperienze negative e a difficoltà di rapporti. Ma sono più timidi gli uomini o le donne? Sembra che non ci siano grandi differenze, tranne che durante l'età puberale. Tra gli 11 e i 15 anni, infatti, le bambine diventano molto più timide dei ragazzi.
Si pensa che ciò sia legato alle pressioni psicologiche dell'ambiente, in un'età in cui in queste ragazze nasce il problema di essere attraenti e nascono i primi problemi di relazione con l'altro sesso. Il timore di non essere attraenti può far nascere in questo periodo dei comportamenti di isolamento che si possono poi ripercuotere sulla vita futura. Naturalmente gli studiosi spiegano che è il livello di timidezza che può determinare oppure no dei problemi di comportamento. Per esempio, è naturale che ognuno soffra di timidezza se deve salire per la prima volta su un palcoscenico e fare un discorso. Quasi tutti, del resto, ammettono di essere stati timidi in qualche circostanza della vita. I veri problemi, però, sorgono per coloro che lo sono in modo permanente o addirittura in modo ossessivo. Quando infatti la timidezza supera una certa soglia, può provocare conseguenze veramente spiacevoli. Non solo ansia e difficoltà nell'avere relazioni con il prossimo, e in particolare con l'altro sesso, ma anche solitudine, con tutto ciò che la solitudine può comportare, cioè mancanza di amici, di relazioni e quindi di aiuto sociale. Voglio una donna! Si è per esempio visto che i timidi sono colpiti mediamente più degli altri da depressioni e da malattie cardiache e tumorali. Alcuni si rifugiano anche nel bere, sia per consolare la propria solitudine, sia per farsi coraggio nei rapporti con gli altri. I grandi timidi possono cadere più facilmente nell'alcolismo. In ogni caso, anche quando le conseguenze della timidezza non sono gravi, il timido conosce una serie di handicap. Non riesce a esprimere le proprie idee e i propri diritti, a dimostrare il proprio valore e anche a conoscere gente nuova e crearsi situazioni nuove. Infatti, molti timidi non hanno la vocazione all'isolamento. Vorrebbero veramente avere buone relazioni sociali, ma hanno una difficoltà nello stabilire rapporti. Si può fare qualcosa per aiutarli? Negli Stati Uniti, all'Università di Stanford, esiste un centro per la terapia della timidezza, dove si cerca di indagare nella psicologia personale e trovare il modo di migliorare le cose. Si ritiene che molti timidi manchino semplicemente di talento nella comunicazione con gli altri, cioè non sappiano come iniziare e portare avanti una conversazione. E questo impedisce loro di abituarsi a parlare con gli estranei. Vengono allora spiegate delle tecniche per attaccare un discorso o per entrare in una conversazione efficacemente. Ecco alcuni dei consigli che vengono dati ai timidi. Per esempio, preparare in anticipo certi argomenti interessanti sui quali essi sono competenti e che possono affrontare a proprio agio. Compiere una serie di esercizi di conversazione cominciando a parlare a un registratore o davanti allo specchio. Annotarsi delle buone barzellette e raccontarle a una sedia vuota. Esercitarsi poi al telefono, protetti dall'anonimato, e chiedere informazioni di vario tipo a giornali, teatri, biblioteche, ristoranti, negozi. Esercitarsi poi dal vivo, inserendosi in code davanti a cinema, musei, teatri e attaccando conversazione con la gente. Cercare nuove relazioni in ambienti in cui si hanno affinità di interessi, siano essi di scacchi, di lirica o filatelia. Alcuni psicologi hanno ora persino incominciato ad andare in giro con dei timidi, accompagnandoli nei negozi o nei ricevimenti, in modo da aiutarli ad agire nel modo migliore, insegnando loro, per esempio, come fronteggiare certe situazioni in cui la timidezza può avere il sopravvento. E insegnando come avere più fiducia in se stessi, ricordando loro, per esempio, che quasi la metà della gente, magari dietro una diversa maschera, ha in realtà dei problemi di timidezza. La conclusione di tutti questi studi è che il timido può essere aiutato a uscire dal suo isolamento. Un isolamento che lo può portare a volte a molte rinunce o anche a veri e propri problemi esistenziali. E per questo non solo gli psicologi, ma anche l'informazione e la stessa scuola
potrebbero svolgere utilmente il loro ruolo.